Ragazze, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi voglio far vedere i prodotti finiti a giugno, precisamente dalla metà di giugno fino ad adesso che siamo appunto a fine giugno. Sono abbastanza in effetti, quindi suppongo che anche questo video dei prodotti finiti verrà spezzettato in due, come mio solito. Però da quando ho iniziato appunto a girare i video qui su YouTube, devo dire che sto consumando davvero tante cose e non è una coincidenza, è semplicemente un accorgersi di più di quello che si consuma e che si smaltisce. Poi vi dico la verità, appena vedo il sacchetto dei prodotti finiti che si accumulano, non ce la faccio a lasciarlo lì per troppi giorni, voglio liberarmene assolutamente. Motivo per cui oggi giro il video. Vi faccio vedere come al solito il mio sacchetto house, che come vedete è sempre bello pieno. Boh, non lo so, io mi stupisco di me stessa, eppure non è che me li bevo i prodotti, li utilizzo. Io comincerei subito. Primissima cosa, prima di farvi vedere i prodotti finiti, ci tengo a dirvi che il rossetto che sto indossando adesso è il rossetto che ho acquistato da Avon, che vi ho fatto vedere nell'ultimo haul. Questo è il colore Electric Pink, mi piace tantissimo, è confortevole, non secca le labbra e dura un sacco, cioè dura 3 ore sulla bocca. Oh, veramente, fantastico, mi piace molto. Ok, parto subito con i prodotti finiti. Allora, primissimo prodotto finito, questo sapone liquido che perde dell'acqua, vuoto. Quindi questo è della Venus, è antibatterico alla menta e eucalipto. Questo qui l'ho pagato circa 90-99 centesimi sempre da Ipersop. Mi piace molto il profumo, sgrassa bene le mani, devo dire che non le secca particolarmente e devo dire che se in futuro dovessi ritrovarlo a questo prezzo lo ricompro. Quindi lo approvo, diciamo che non lo compro nell'immediato, ma magari in futuro se è in promozione. Quindi questo è uno. Di solito di questa linea qui Venus compro sempre questo qui alla menta eucalipto, perché come sapete sono i miei, diciamo, gusti, no, le mie fragranze preferite appunto per le mani e anche per il corpo in realtà. Ho finito questo spray qui di Avon, spray per il corpo profumato. Questo qui è rosa e cioccolato, veramente buono. Come sapete, io lo utilizzo, lo vaporizzo sul corpo. A parte che ce n'è ancora due gocce. Lo vaporizzo sul corpo dopo la doccia oppure in qualsiasi momento della giornata, nel senso che in questo periodo d'estate mi piace parecchio spruzzarmelo perché rinfresca. È vero che non persiste, però rinfresca e emana una buona fragranza. Questo qui vi avevo detto anche che lo utilizzavo nei piedi appunto dopo averli lavati, dopo il pediluvio, è sempre efficace. Vi dico che tra tutte le profumazioni la mia preferita rimane sempre quella alla magnolia oppure alla ciliegia, perché secondo me persiste di più nella pelle, però anche questo non è male. Lo ricompro sicuramente anche di altre fragranze perché l'ho già ricomprato. Andiamo avanti. Vi faccio vedere questo prodotto qui per la casa. Questo è il diffusore per ambiente, quindi diffusore di fragranza per ambiente di Bottega Verde alla vaniglia nera. Mi è piaciuto abbastanza, però devo dire che per il prezzo che costa, ecco, 7,99 euro, non è che abbia inebriato questa roba pazzesca. No, assolutamente. Quelli che avevo comprato da MD Discount per 2 euro inebriavano molto di più. Vi ricordate quello lì al mandarino e al tè verde, quelli inebriavano molto di più. Questo qui inebria, ma proprio poco, si sente ma poco. Quindi per questo prezzo 7,99 non lo ricomprerò assolutamente no. Andiamo avanti. Ho finito questo fondotinta finalmente. In realtà, se voi vedete in controluce non è proprio finito, però ragazze, io non so se voi lo utilizzate, se lo conoscete, puzza. Quindi ha proprio un odore sgradevole. Io non so se la formulazione appunto senza schifezze dentro, che ne so, lo rende puzzolente, non lo so. Lo butto perché non ce n'è molto, ma poi anche quello che c'è non mi fido a metterlo sul viso. Poi ragazze, col caldo che fa adesso io non sto mettendo nulla. Qui ho messo cipria in polvere e un po' di terra sempre in polvere. Basta, neanche il blush, né BB cream, né creme, no. Fa troppo caldo. Quindi questa mi ci sono trovata bene, però se la sua durata è 3 mesi e poi puzza, non la ricompro assolutamente. No. Andiamo avanti, avanti. Ho finito questo bagnoschiuma piccolo piccolo, una mini taglia da 75 ml. Questa qui è del marchio
Selex limone arancio, un profumo davvero buono ed è un prodotto a cui non avrei dato mezzo euro perché non l'ho pagato neanche mezzo euro, mi sembra di averlo pagato 40 centesimi in promozione. Lo tenevo appunto sul bidet per lavarmici i piedi, per farmi appunto il mio solito pediluvio. Mi è piaciuto parecchio e se lo ritrovassi in futuro lo ricompro anche la taglia grande perché costa poco, inebria e lava bene, quindi perfetto. Questo mi è piaciuto un sacco. I prodotti a marchio Selex io li trovo da AEO, da Mercato e da Maxisconto, è una linea di supermercati che hanno appunto questa marca Selex. Ho finito la mia droga del mese, no, veramente questa è una droga che io è una schifezza che io mi mangio sempre, sono le rotelle di liquirizia, queste qui in particolare mi piacciono tantissimo perché le ho comprate da MD Discount. Io trovo che queste siano le rotelle migliori perché non sono dolci come le rotelle dell'Haribo. Scusate, mi sventolo perché ho una botta di calore incredibile. Dicevo, queste rotelle di liquirizia qui sono molto buone a differenza di quelle dell'Haribo. Quelle sono tanto dolci, queste no, queste sentite l'amaro della liquirizia, anche se un po' di zucchero naturalmente credo che ci sia, ovvio. Queste mi piacciono tanto, concludo la cena sempre con una rotella di liquirizia e mi mette il buon umore, queste le devo ricomprare assolutamente. Andiamo avanti, come vedete vado random, non ho una cosa precisa, perché ho talmente tanti prodotti e talmente tanto mescolati tra campioncini, prodotti di beauty, tra cibo, che io non vado così come mi viene vado. Ho finito questo bagnoschiuma da 100 ml che mi è stato regalato dall'Ipersop a fronte dell'acquisto di una, come si chiama, del profumo dei Tesori d'Oriente Japanese Rituals. Ho acquistato quello, mi hanno regalato questa qui, è una mini taglia che però non è neanche mini da 100 ml. Mi è piaciuto tantissimo e non lo credevo assolutamente perché non credevo fosse così buono. Quindi, e mi piace anche il fatto che abbiano scritto che non ha parabeni, no coloranti, no mineral oil e no siliconi. Come vedete hanno specificato quello che non contiene. Mi piace un sacco, non mi ha irritato la pelle, non me l'ha seccata. Ha un buonissimo profumo che inebria anche per un'oretta dopo la doccia, per cui ottimo. In futuro, se mi dovesse ricapitare, lo riacquisto, ma possibilmente nel periodo autunnale o invernale, perché il mousse, come sapete, è una profumazione calda. Quindi mi piace, ma non per questa stagione. Ho finito finalmente questo schifosissimo bagnoschiuma che vi avevo descritto tra i miei flop del mese di maggio. Questo era un bagnoschiuma che praticamente doveva essere, cioè è ottimo a livello di inci perché non ha schifezze chimiche sintetiche al suo interno, però sapeva di plastica bruciata e onestamente non mi piaceva, non vedevo l'ora di finirlo. L'ho tenuto sul bidet per lavarmici i piedi, gli ho provato anche a mettere dentro delle gocce di olio essenziale di tea tree oil, ma faceva cagare lo stesso, quindi assolutamente no. Ho finito il mio detergente vegetale schiarente dell'Argital, questo qui è il prodotto che io ho utilizzato gli ultimi 2 mesi per la detersione del viso quotidiana e mattutina. Mi è piaciuto molto, completamente finito, erano 250 ml di prodotto all'argilla. Questo qui lo consiglio se ci sono in ascolto delle ragazze o dei ragazzi che hanno problemi di acne, che hanno problemi di brufoli attivi. Di una proliferazione appunto di sebo, di untuosità, questo è veramente perfetto. Quindi voi, se ne sentite la necessità di un detergente non schifoso, perché questo come vedete è certificato ICEA, utilizzate questo qui. Costa 16 euro, è vero, però cazzo. Ups, scusatemi, però vi cura l'acne, la situazione della pelle. Andiamo avanti, senza dire parolacce magari. Ho finito questo smalto qui di Avon Nail Expert 5 in 1, non mi ha fatto impazzire e quindi come vedete ce n'è ancora un po', ma sta diventando colloso, quindi via. Ho finito il profumo di Equivalenza che ho usato tantissimo questo mese, questo qui era il 177, praticamente il falso d'autore di Eternity for Women, mi piace tantissimo questa fragranza, credo che lo riacquisterò ma non in questo momento perché ho diversi profumi da smaltire. Quindi ottimo, ma lo riacquisto più avanti. Ho finito di utilizzare il mio spazzolino di Hello Kitty.
Come sapete, o se non lo sapete, ve lo dico, io utilizzo spazzolini piccoli perché avendo appunto una dentatura non perfettamente regolare, con uno spazzolino a testina piccola riesco ad arrivare anche ai denti del giudizio, eccetera, eccetera. Quindi via anche lo spazzolino, butto via, cioè butto via, ho finito anche questa mini taglia di dentifricio Mentadent White Now Glossy Chic, mi è piaciuto tantissimo, infatti credo che lo inserirò nei preferiti e credo che lo ricomprerò al più presto. Sapete perché mi piace? Perché dopo il lavaggio dei denti vi lascia la bocca fresca per almeno un'ora. Cioè, mai trovato un dentifricio così, ma a volte neanche col colluttorio ti rimane la bocca fresca per un'ora, con questo sì. Lo devo ricomprare assolutamente. Ho finito questo gel SOS della Yves Rocher. Questo era il gel appunto per disinfettarsi le mani, per lavarsi le mani appunto quando si è in giro senza risciacquo. Questo me l'avevano omaggiato loro a fronte forse di un acquisto, quindi non mi ricordo assolutamente che cosa. Mi è piaciuto abbastanza, però onestamente preferisco la Mukina oppure altri prodotti che hanno qualcosa di più antibatterico, perché questo appunto a base solo di arnica non mi faceva essere sicura di avere le mani pulite. Andiamo avanti, ho finito questa pasta qui bio della Granoro. Questa è di grano duro, è una pasta bianca, quindi non integrale, la compro sul giardino dei libri, mi piace molto, tiene la cottura, ha un buon sapore e credo assolutamente di ricomprarla. Andiamo avanti, perché tanto questo video verrà diviso di sicuro. Ho finito questo cioccolato un po' particolare che non mi ricordo assolutamente dove ho comprato. Mi piaceva un sacco il packaging, il cioccolato era semplicissimo cioccolato al latte, devo dire buono. Mi sembra di averlo acquistato da Eurospin, forse per 1 euro o 70 centesimi. Abbastanza buono, penso che lo potrei ricomprare. Un altro cioccolato che mi è piaciuto un sacco, che ho preso. Non mi ricordo assolutamente. Ah, che ho preso il gigante, è la Ritter Sport Limited Edition al cocco, veramente buona, veramente golosa e veramente tanto saporita di cocco. Quindi, se vi piace il cocco, questa è proprio al bacio, top. Questa ci piace. Andiamo avanti, ho finito questi bastoncini cotonati appunto per la pulizia delle orecchie. Questi sono Cotoneve, sono 100 bastoncini trovati appunto all'Ipersop per 1 euro. Devo dirvi che li ho presi appunto perché costavano 1 euro. In realtà non guardo la marca, qualsiasi tipo di cotton fioc per me va bene a patto che non si stacchi il, come si dice, il pezzettino di cotone che rimanga dentro l'orecchio, perché a me è anche accaduto questo e non vi dico l'incubo per tirarlo fuori. E dopo questo io chiuderei il video con questo prodotto qui e ci vediamo nella seconda parte dei prodotti finiti beauty della seconda metà di giugno e vi mando un grosso bacio. Fatemi sapere che cosa ne pensate di tutti questi prodotti che vi ho mostrato. Vi ringrazio tanto le nuove iscritte e anche le iscritte da più tempo. Vi mando un grosso bacio. A presto, ciao!